Che Altobelli fosse Spillo lo si vedeva subito. E intuivi la carriera che si sarebbe cucita addosso. Altobelli è stato qualcosa di nuovo. Un attaccante che ha anticipato i tempi, alto e veloce. I difensori non sapevano come prenderlo e infatti non lo prendevano, quasi mai. Difensivo incredibile, Altobelli sul pallone, evita anche il contatto con il portiere e colloca in rete. Cercherà doppio l'Inter, la possibilità in area di rigore, Altobelli si gira. Il sinistro di Altobelli e la palla in rete, 2-0, Altobelli. Pallone in mezzo per il colpo di testa di Altobelli sulla traversa, ancora Altobelli che schiaccia in rete il gol di testa di Altobelli. Del gol del vantaggio, possibilità in aria, Altobelli si allunga, è 1-0 Inter. Inter padrone del campo, tra i limiti dell'area di rigore, il cross in mezzo, Altobelli salta e più alto di tutti. Rete di Alessandro Altobelli. L'Inter sta già vincendo 3-0, ma continua a prendere e trova un gol da Cineteca. Sul match il sigillo d'autore di Alessandro Altobelli. L'Inter vince di misura su un Cagliari che non concede spazi. Per chiudere il match, l'ennesima prodezza di un campione completo. L'Inter prova a chiudere la partita, Altobelli su punizione. È il gol del 2-0, Inter 2, Cagliari 0. La partita è ferma sul 2-2 dopo il pareggio di Beccalossi, ma è ancora una battaglia, fino a quando al 68esimo l'Inter attacca in area di rigore, Altobelli prova a girarsi, Altobelli! E il gol del 3-2, esplode San Siro!